Anche in questa seconda ondata di contagio, lo CGIL della nostra zona, dell'area nord, ha provveduto a fare una serie di telefonate ai nostri anziani, quelli soprattutto che riteniamo siano più soli. Come stai? Faccio male, sta bene il cuore. Soprattutto per cercare di capire come stanno vivendo questa seconda fase della pandemia. Abbiamo voluto capire se riescono a mantenere un minimo di relazioni con i parenti, con i nipoti, se riescono comunque a mantenere le loro terapie, fare le loro visite di controllo ugualmente o se hanno avuto dei problemi nei confronti anche dei servizi sanitari. Capire anche se hanno potuto mantenere la loro attività motoria. Nel momento che non possiamo vederli personalmente, quindi non possiamo fare attività di nessun genere, crea un rapporto che può continuare nel tempo. Io ho trovato molta gente che ha bisogno di parlare, parlare e parlare. Ha molta paura anche di uscire di casa. C'ho le gambe, faccio fatica a girare. Ho capito. Con un anziano di 80 anni, 85, anche 90, che ti chiedono certe cose, che le senti che vogliono avere una compagnia, di poter parlare con qualcuno. Cerco di dare tutto me stesso nel lavoro che sto facendo di volontariato, ecco. La prima cosa che ti accorgi del male è che non senti più bisogno del pane. E te lo metti in bocca perché il pane è l'unica cosa solida di tutto questo, no? Però quel masticare quel pane, no, ti sembra come se tu avessi dell'argilla in bocca, no? E quindi lo rifiuti il pane, no? Noi abbiamo avuto notizie dell'esistenza di questo scrittore di lingua slovena, ma italiano, triestino, nel 2008, quando è stato pubblicato il suo libro Necropoli, e quindi è nato lì il desiderio di conoscere questo scrittore. Il film è suddiviso un po' in capitoli, si parte da una presentazione, dopo si passa al momento che ha segnato la vita di Pahor, che è stato l'avvento del fascismo. Il 13 luglio del 1920 i fascisti incendiarono la casa della cultura croata e slovena. Pahor, bambino che ha quasi 7 anni, assiste a questo incendio. In famiglia parlava lo sloveno. Il fascismo impone di parlare la lingua italiana. E questo va a scapito del suo rendimento scolastico. La famiglia, per salvarlo, lo manda in seminario a Capodistria e comincia a maturare una coscienza, oserei dire nazionalista, cioè di salvaguardia della sua origine. Siamo stati a Struthof, il campo di concentramento che è vicino Strasburgo, più lungo in cui Pahor è stato deportato. Anche uno dei temi che il film affronta, cioè quello dei luoghi della memoria, i viaggi della memoria, perché si fanno, che funzione possono avere per i giovani. La scuola deve dare questa coscienza della storia, di che cosa è successo, e ovviamente i luoghi sono la prova che questo è successo, ma bisogna andarci con la coscienza, col sapere. Pahor si ricorda che, tornando a Struthof, vede una coppietta in questo campo e lui stesso si chiede se questo servirà a questi due per conservare una testimonianza, per prenderla e tramandarla. È un interrogativo che secondo me dobbiamo porci. Forse la risposta è proprio in ognuno di noi, ognuno ha la sua. Le principali novità per quanto riguarda la legge di stabilità in materia previdenziale: abbiamo la proroga di opzione donna per tutto l'anno 2021, dove il diritto delle donne per poter andare in pensione è, avendo 58 anni di età e 35 di contributi al 31/12/2020 per le lavoratrici dipendenti, mentre 59 anni di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici autonome. Per qualsiasi informazione, per procedere, per fare la domanda, rivolgetevi al patronato INCA della CGIL.